Esatto, Roberto, qui al parcheggio lunga sosta di Fiumicino, lo vedi probabilmente anche dalla coda che c'è alle mie spalle, continuano le immunizzazioni. Al personale delle forze dell'ordine sono cominciate lunedì con polizia, carabinieri, guardia di finanza e vanno avanti, ma oggi si è iniziato anche con vigili del fuoco, primi in Italia e polizia municipale di Roma e di Fiumicino. L'hub lo abbiamo visto più volte, questo al lunga sosta è un hub enorme, qui sono stati eseguiti oltre 1.000 vaccini in un giorno, ma si può raggiungere la cifra di 3.000 se solo ovviamente ci fossero i vaccini. Probabilmente adesso con il via libera dell'AIFA all'AstraZeneca anche fino a 65 anni è probabile che potrà aumentare il numero naturalmente di vaccinati al giorno. Questo è uno strumento, queste strutture modulari della Croce Rossa sono uno strumento replicabile, visto che oggi si parla tanto di luoghi in cui effettuare vaccinazioni di massa. Questa è sicuramente un'ipotesi, è stato pensato e realizzato in 20 giorni, nulla di più. Da stanotte a mezzanotte, ultime due notizie, sono già partite le prenotazioni per le vaccinazioni agli insegnanti, si comincia lunedì con la fascia 45-55 anni, proseguono gli ultra ottantenni e a metà marzo si dovrebbe cominciare con detenuti e polizia penitenziaria. A te, Roberto.